In Italia chi è automunito lavora, chi non è automunito non lavora. È questo il tema di cui voglio parlare nel video che tu stai guardando oggi, 22 dicembre 2017. È triste, è amaro, è purtroppo non bello dirlo, ma qualcuno deve pur farlo e quello penso di essere io, dato che ho avuto la possibilità nel corso di questi 30 anni di vita, quasi 31 a febbraio, di fare un sacco di colloqui di lavoro, di mandare un sacco di curricula. Ti ricordo che curriculum è la parola al singolare, quando sono più curriculum si dice curricula perché è una parola latina, e mi sono reso conto, mi sono accorto che se una persona oggi ha l'automobile, quindi la macchina, guida e ha una propria indipendenza a livello di persona con tanto di macchina, ripeto nuovamente, trova un lavoro. Se una persona invece non ha la macchina, non dispone di un mezzo di trasporto come questo, ecco che non trova un lavoro. Questa chiaramente è la mia opinione, questo chiaramente è il mio parere, questo chiaramente è il mio, diciamo così, giudizio che ti sto e che vi sto dando utenti di YouTube. Chiaramente ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Ciò che però io, Leandro Smelli di Roma, ti posso dire è che secondo me, oggi come oggi, se tu hai la macchina, se tu sei patentato e guidi la macchina, ma hai soprattutto la macchina e quindi ti sposti per determinate zone, puoi arrivare anche in più e più vie diverse, ecco che trovi un posto di lavoro, perché oggi come oggi conta molto avere un'automobile. Se invece non hai la macchina, non dico che non trovi lavoro, perché non voglio essere del tutto negativo, però secondo me ci sono delle difficoltà molto elevate, molto pesanti e soprattutto molto palesi, perché chi non ha una macchina non può, diciamo così, svolgere per esempio l'attività di andare a vendere depuratori per l'acqua oppure vendere porta a porta, per esempio cialde per il caffè, oppure svolgere un'attività di volantinaggio più capillare possibile. Sì, esistono anche gli autobus, esistono anche le metro, però diciamo che gli autobus passano dopo un tot di tempo, quindi passano dopo molto tempo in alcuni casi, non in tutti, tengo a specificarlo. Invece, per quanto riguarda le metropolitane, ovviamente passano sì molto rapidamente, dopo ogni 2, massimo 3 minuti circa, quindi è pochissimo, però in genere sono stracolme, però in genere diciamo così che la gente è veramente presente in quantità eccessiva, secondo la mia opinione. Inoltre le metropolitane non servono tutte le città, ma servono soprattutto le grandi città. Vai a vedere per esempio Roma, la capitale d'Italia, ha diverse metro, la metro A, la metro B, la metro C, se non erro, la metro B1 e qualcun'altra che adesso mi sfugge e che starebbe anche per essere aperta ed inaugurata. Ma nei piccoli paesi oppure nelle piccole città non credo che ci siano le metro, ma ci sono più che altro gli autobus che servono in modo abbastanza capillare la città dove una persona vive, si trova quindi a risiedere. Niente, io che ti posso dire? Che vi posso dire? Vi posso dire che dal mio punto di vista tutto ciò che possiamo considerare importante quindi è avere la macchina. Ecco, se tu hai la macchina e metti un annuncio di lavoro in cui tu scrivi espressamente che sei automunito, quindi che sei munito di automobile, quindi macchina, nel 90% dei casi ti contatteranno le persone, ti offriranno subito un posto di lavoro, ti offriranno subito un'occupazione anche abbastanza efficace, anche abbastanza buona da un punto di vista prettamente economico. Se tu invece sei una persona che non ha la macchina, secondo me avrai grandissime difficoltà a trovare un lavoro qualsiasi, non dico che sia serio o non serio, ma proprio un lavoro per lavoro, ti si intende lavoro per attività che tu svolgi, grazie alla quale tu vieni pagato, quindi percepisci dei soldi, della pecunia, come si dice in termine latino. Niente,
Niente, che altro dire? Vai a vedere, non sto dicendo menzogne, perché se vai a vedere i diversi annunci troverai persone che mettono annunci in cui hanno la macchina e magari già lavorano e magari già svolgono attività lavorative che danno la possibilità a loro di guadagnarsi in modo attento, deciso, meticoloso e quindi in modo pulito il pane quotidiano. Bene, ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio tutti per la visione del presente video. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Questa, ripeto, che è la mia opinione. Se ho detto qualcosa di sbagliato, di errato, di qualcosa che non sta in cielo in terra, me lo puoi tranquillamente scrivere. Poi guarda, caro Leandro di Roma, stai dicendo delle cose sbagliate, stai dicendo delle cose non vere, non corrette, e soprattutto ti stai sbagliando perché io, per esempio, non ho cioè, non sono automunito, però lavoro, svolgo un'attività lavorativa e quindi che stai dicendo? Me lo puoi tranquillamente scrivere. L'importante è che tu scriva cose in modo educato, in modo pulito, in modo sincero e soprattutto che tu abbia l'accortezza di non insultare perché l'insulto lo trovo un modo sterile di andare a prendersela con una persona. Se vuoi prendertela con una persona, usa la critica e che sia una critica costruttiva e non distruttiva. Bene, grazie da Leandro Smelli di Roma. Se vuoi aggiungermi su Facebook, non preoccuparti. Un saluto e al prossimo video.